Giuseppe Occhipinti e Barbara Paternò del Decanter. Parliamo di Dehors e delle problematiche che state vivendo in questo periodo. La problematica è che con l'avvicinarsi dell'inverno e con la destagionalizzazione di cui tanto si parla, noi chiederemo delle coperture per quanto riguarda i nostri dehors, perché effettivamente molti di noi hanno dei piccoli locali dove all'interno possono ospitare ben poche persone e fare appunto queste coperture aiuterebbe molto, Quindi sì, l'utilizzo l'utilizzo esterno. esterno aiuterebbe molto a dare anche più servizi, quindi ad agevolare la gente. Un centro storico rivalutato, però effettivamente cioè non hanno, molti locali non hanno cioè dove mettere le persone. Per cui noi chiediamo delle coperture adeguate, delle coperture tutte uguali, che rispettino sicuramente. C'è l'intenzione del comune comunque di far fare dei dehors tutti uniformati, però al momento non c'è niente Di di certo. certo, in quanto ci rimbombano, ci rinviano. Purtroppo l'inverno è alle porte, noi dobbiamo dare un servizio. Non possiamo dare alla gente acqua, freddo, non dando un posto caldo, sicuro dove poter usufruire dei nostri prodotti. Forse i nostri telespettatori non sanno che non siete liberi di chiudere il vostro spazio esterno, per cui voi pagate delle tasse, Sì, si l'occupazione del paga suolo pubblico. l'occupazione del suolo Però pubblico. non sanno che c'è un regolamento che viene studiato in comune per dare un'amalgama a tutti i locali. Addirittura Perfetto. c'è chi si lamenta che alcuni locali già hanno delle coperture, magari al di fuori della legge. Sì, Forse. questa è ragione, ma se ne parla tra 3 anni, perché su questo punto di vista il Comune ci ha dato una buona parte d'aiuto, perché per i primi 3 anni di attività nuove nel centro storico di Ragusa il suolo pubblico non si paga. Quindi sotto questo punto di vista il problema è un altro, è dare servizi, perché se si parla di far venire il turista tutto l'anno, a questo punto i dehors ci servono necessariamente per dare quel servizio, Cioè, in altrimenti estate è in facile estate è che io mi metto in facile. un tavolino fuori a Perfetto. bermi il caffè, a bermi un bicchiere di vino, in inverno, Inverno diventa cadendo, pioggia, problematico. eccetera, Se già eccetera. comincia ad esserci un fine settimana di pioggia, di vento e di freddo, praticamente noi il fine settimana non lavoriamo, cioè non lavora nessuno di noi. La gente non esce perché non ha dove andare. E una volta che vogliamo rivalutare il centro storico, così non abbiamo fatto nulla. Siete tutti d'accordo i locali a creare queste coperture uguali per tutti senza avere un impatto estetico Troppo sulla sì, piazza? come no, certo. Assolutamente. Noi vogliamo, cioè noi siamo aperti proprio a qualsiasi cosa dicono, siamo tutti d'accordo. Ma se il centro storico, il comune, la Questo. sovrintendenza, non so chi è che si occupa poi effettivamente di rilasciare queste autorizzazioni, ci impone di fare in un modo, noi siamo tutti d'accordo a farlo Su uguale. questo per fortuna Questo parlano i fatti, perché abbiamo sì. creato Ragusa in centro. Quindi siamo molto. Sì, è L'associazione, spieghiamo l'associazione. che cos'è Ragusa Sì, Ragusa in centro è un'associazione nata tra tutti i commercianti di Piazza San Giovanni e oltre, e speriamo che si amplia notevolmente la cosa per creare, trasformare, ampliare tutto quello che si può fare di buono su Piazza San Giovanni. Il comune perde tempo nell'approvazione di questo regolamento. Avete Effettivamente intenzione come associazione di fare delle pressioni in comune, di andare in comune dall'assessore competente per chiedere anche delle deroghe? Perché l'inverno non è più alle porte, la sera fa freddo, già è arrivato, punto. infatti. E questo è il punto di partenza, perché comunque l'inverno quest'anno è arrivato normalmente come dovrebbe arrivare ogni anno, Ottobre. ottobre. Quindi faremo sì pressioni, perché c'è la volontà del comune, ma tutt'oggi Voi non avete c'è delle niente di esigenze, fatto. certo. Poi a ben poco serve che hanno esteso il suolo pubblico a tutto l'anno, se poi effettivamente i 5 mesi invernali, quelli che abbiamo noi, 3 mesi, quello che è, cioè fa freddo, c'è vento e piove e non possiamo usufruirne, perché comunque cioè il suolo pubblico lo paghi tutto l'anno, quindi.
voglio dire, comunque non usufruirne. Perché comunque l'intenzione c'è, ci hanno detto di aspettare perché ci sono delle novità. Però le novità restano novità, niente di fatto succede, quindi noi siamo sempre... Parliamo di novità perché non ti sono addentro a questo ragionamento. Le novità sono che... Le novità... Cosa mi obbliga il comune? O cosa mi potrebbe obbligare nei materiali, nei colori? Ci hanno detto che ci sono solo novità, ci sarà forse la possibilità di chiudere come Dehors sopra i quattro lati o... tutto per proteggere dalla pioggia e dal vento, però tutt'oggi non è definito. Farlo, no, completamente.